Buongiorno a tutti, a voi che mi ascoltate e mi guardate. Eccoci ancora qui per questo momento di condivisione. Stamattina, mentre mi svegliavo, la prima cosa che normalmente faccio è la preghiera del Ti adoro mio Dio. Mi è venuto lucido il pensiero di come sia bella questa preghiera e di come raccolga tante delle cose che cerchiamo in questi giorni o che ci raccontiamo in questi giorni. La preghiera dice così: Ti adoro mio Dio. E ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, redento, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Dicevo, se analizzassimo questa preghiera, ci accorgeremmo di quante cose raccolga di ciò che stiamo cercando in questi giorni o che ci stiamo raccontando nei social. Noi ci inventiamo canzoni, video, ma c'è già tanto anche qui dentro e che appartiene alla nostra storia, alla nostra tradizione di fede. Quindi, genitori, se vorrete fare un regalo ai vostri figli e voi ragazzi che mi ascoltate, se vorrete farvi un regalo, imparate e insegnate questa preghiera. La scrittura oggi ci presenta due letture, una dal libro dei Numeri e l'altra dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, che hanno un forte collegamento tra di loro. Per poterlo capire, però, occorre che andiamo a vedere cosa descrivono. Abbiamo nella prima lettura l'episodio del popolo di Israele che è ormai nel suo esodo fuori dall'Egitto e sta vagando nel deserto. E per l'ennesima volta si lamenta nei confronti di Dio e di Mosè. Perché? Perché non sa dove sta andando e ha paura di morire. Qui c'è un forte collegamento con la nostra situazione attuale. Anche noi abbiamo paura di morire e anche noi ora sembra che facciamo fatica a capire da che parte andare. Dio manda dei serpenti per punire questo comportamento e la gente muore. La gente si rende conto però che ha sbagliato, va da Mosè e dice a Mosè di chiedere a Dio che risolva il problema, che li perdoni. Dio allora dice a Mosè: fatti un serpente di metallo, mettilo sull'asta. Chiunque morso dai serpenti guardi questa immagine verrà salvato. Nel Vangelo Gesù racconta ai suoi discepoli quello che sta per accadergli e di quello che sarà il tempo della passione. Lo fa in un modo ancora enigmatico, tant'è vero che i discepoli non capiscono quello che sta loro raccontando, tant'è vero che pensano che lui voglia uccidersi. Però poi dice: quando il figlio dell'uomo verrà innalzato, allora capirete che io sono, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo? C'è un forte collegamento con l'episodio del Libro dei Numeri. Là il serpente posto su un'asta salvava le persone morte, le persone morse dai serpenti, quindi in pericolo di morte. Qui Gesù innalzato sulla croce ci fa capire che se guardiamo a lui non moriremo, noi crediamo nella risurrezione. Capire poi perché e come Gesù salvi della croce lo vedremo in un'altra occasione. Intanto, buona giornata.